I seminari di approfondimento sul vino, quelli tematici su olio, birra e simili, master e alti corsi di formazione professionale, il materiale didattico necessario, circa 300 corsi per quasi 15.000 iscritti che l'Associazione Italiana Sommelier tiene in tutta Italia. La didattica è il cuore dell'attività dei Toast Van italiani, perché sono i corsi che garantiscono la continuità della missione dell'AIS, formare persone che indossino consapevolmente il Toast Van e siano ambasciatori responsabili del vino italiano. Coerenza in ogni passaggio, chiarezza estrema. Una funzione fondamentale che spesso vede tornare sui banchi anche i maestri dell'associazione, volti che gli studenti sono abituati a vedere in cattedra e che invece si rimettono in discussione. Questo incontro formativo per tutti i docenti della tecnica di degustazione che si trovano in due momenti a Milano e a Roma proprio per dare possibilità a tutti di partecipare e in effetti hanno aderito tutti, e è un momento di approfondimento, di revisione, soprattutto di scambio di opinioni per poi progettare anche delle modifiche, per mettere in cantiere anche un rinnovamento su alcuni aspetti della nostra tecnica di degustazione. Una grande associazione come l'AIS deve parlare un'unica lingua quando descrive un calice. Il vino italiano cambia, evolve, matura, migliora e quindi anche il linguaggio deve essere conforme e coerente. Sono lontani i tempi in cui il sommelier veniva un pochino preso in giro, ecco, dai comici, bonariamente, perché parlava in maniera strana. Oggi l'Associazione Italiana Sommelier è depositaria anche del linguaggio del vino, un pochino una sorta di Accademia della Crusca che deve curare la purezza del linguaggio. Non siamo statici, non abbiamo una Bibbia che può essere immutabile, abbiamo dei valori e i valori sono certamente immutabili e si segue sempre un solco, diciamo, legato a quella che è la tradizione, se vogliamo, anche agli valori acquisiti, però tutto questo è soggetto a dei cambiamenti, a delle mutazioni, dei rinnovamenti. L'Associazione Italiana Sommelier non è una chiesa, essere sommelier non è una religione, i libri di testo non sono sacre scritture, per cui si ridiscute e si modifica tutto ciò che serve ad adeguarsi ai tempi presenti. C'è un'evoluzione, c'è un ripensamento complessivo di tutto ciò che produce la descrizione del vino, l'applicazione fra le sensibilità di vari docenti, in modo tale da poter arrivare ad una finale condivisione dell'aggettivo che proporremo come termine descrittivo per i vini durante i corsi. Gli incontri di Milano e di Roma non sono semplicemente aggiornamenti professionali, ma veri cantieri in cui i sommelier verificano la propria conoscenza con altre competenze del mondo di Bacco. È stato molto importante perché forse quello che manca in Italia, quello che manca a noi che lavoriamo nel campo del vino, è proprio questo scambio di conoscenza, cioè divulgare maggiormente la conoscenza scientifica e dall'altra parte la conoscenza scientifica accettare meglio e conoscere meglio il mondo della degustazione. Il sommelier si completa attraverso lo scambio di informazioni con enologi, agronomi, produttori. Ci aggiorniamo, ci confrontiamo, ci rimettiamo in discussione, ascoltiamo anche la voce di chi ha studiato un po' più di noi, gli enologi, gli agronomi, per capire davvero come si trasferiscono gli aromi di una varietà di uva e coniugate a un terroir nel calice di vino. Il vino è un mondo talmente vasto e magmatico da non essere conoscibile in toto. Quest'umiltà è l'anima dell'Associazione Italiana Sommelier, in cui i professori non smettono mai di sentirsi anche studenti.